Il nostro progetto si basa sulla creazione di un assistente dotato di intelligenza artificiale che, attraverso la più innovativa tecnologia olografica, mira ad offrire un'interazione più immersiva e multifunzionale con l'utente finale. Inoltre, grazie alla potenza e all'efficienza della connessione 5G, il nostro avatar olografico sarà in grado di ottenere dei tempi di risposta in real time, elaborare i dati in cloud in maniera più veloce ed interagire in maniera fluida con l'utente finale. Gli ambiti applicativi del nostro progetto sono molteplici e spaziano dal care work all'industria culturale, passando per lo smart manufacturing. L'ambito museale, infine, è il primo in cui andremo ad implementare il nostro programma, mettendo a disposizione dei fruitori un nuovo tool di comunicazione in grado di offrire un'interazione con lo spazio espositivo più coinvolgente e personalizzata. Affiancati dai nostri partner di progetto, Nokia, Fastweb, Alchedo e il Parco Archeologico di Pompei, ed ispirati dalla bellezza del sito, abbiamo immaginato un esperto che potesse dare nuova luce alle rovine della città sepolta, recuperando le sue tradizioni agricole, architettoniche e artistiche. Nel progetto 5G Assistant Hologram, Nokia ha fornito una soluzione di connettività 5G privata, unendo l'agilità e la semplicità di un modello Edge as a Service ad elevata velocità e bassa latenza. Abbiamo fornito una copertura 5G dedicata, resiliente e sicura proprio qui a Pompei. Con il 5G le nuove funzionalità così avanzate renderanno il mondo più inclusivo e sostenibile. Come Fastweb abbiamo garantito il supporto sia tecnico che di prestazione al progetto ideato dagli allievi della 5G Academy, rendendo disponibili le nostre frequenze radio 5G e i servizi cloud erogati ai clienti e realizzando la rete di accesso e di trasporto dal sito di Pompei al cloud. In questo modo gli allievi della 5G Academy hanno potuto cimentarsi concretamente con il 5G, migliorando la loro preparazione secondo le strategie aziendali volte giovani al mondo universitario e sintetizzate nel progetto Tu sei futuro. Avvalendoci delle alte tecnologie olografiche di Alchedo e dell'expertise su realtà aumentata e artificial intelligence del centro di ricerche interdipartimentale Urbaneco della Federico II, abbiamo donato all'avatar voce, movimento e intelligenza. Buongiorno, sono il tuo assistente olografico di fiducia. Quella che senti non è la voce del vero Alberto Angela, ma la riproduzione di una voce sintetica prodotta dal Centro di Ricerca Urbaneco e dal Gruppo 2 del Corso di Alta Formazione 5G della Federico II. L'applicazione è stata realizzata in Unreal Engine, motore grafico per lo sviluppo di videogiochi trasformato con l'utilizzo del framework Fantasia in un ambiente di sviluppo per agenti conversazionali intelligenti. Fantasia sta per Framework for Advanced Natural Tools and Applications for Social Interactive Agents. Si tratta di un plugin per l'Unreal Engine 4 pensato per estendere le funzionalità del motore con approcci di intelligenza artificiale che vanno dal Natural Language Processing alla sintesi vocale al decision making. L'algoritmo di Natural Language Understanding permette all'applicazione di capire la domanda e i relativi argomenti scelti dall'utente. A seguito di questa informazione produrrà una risposta adeguata interrogando il database. Unreal Engine predispone poi la modalità Pixel Streaming, che permette una connessione di tipo client-server fra la macchina virtuale in cui esegue l'applicazione in Unreal e l'ologramma. Quando l'interazione uomo-macchina avviene, la voce dell'utente viene incapsulata in un flusso audio. Questo viene mandato all'edge di rete per poi essere inoltrato al cloud. Qui vi risiede un'istanza della nostra applicazione eseguita su un server. Dopo l'elaborazione di una risposta coerente con il quesito dato da parte del nostro agente conversazionale, un feedback audiovisivo viene restituito all'utente sotto forma di un ologramma 3D umanoide. Ciò avviene in una manciata di pochi millisecondi, dando l'impressione all'utente di interagire con un umano reale. Tra le tecnologie presenti all'interno di Fantasia troviamo in particolare Neo4j, strumento che grazie all'ottima integrazione con algoritmi di machine learning ha rappresentato un valido aiuto per lo sviluppo del nostro agente virtuale conversazionale. Di tutte le arti, l'architettura è quella in cui i romani furono più originali e quella in cui forse si sente meno il peso dell'influenza greca, sebbene anche qui sia innegabile. Per essere in grado di divulgare le conoscenze relative alle tradizioni dell'antica Pompei, il nostro assistant hologram è andato a lezione da docenti illustri della Federico II e dell'Orientale di Napoli, competenti in materia,
e ha ricevuto dritte linguistiche dalla scrittrice Alessandra Romano. Le tecniche olografiche nel campo del restauro architettonico ci aiutano molto a offrire al fruitore una esatta ricostruzione della spazialità di una domus antica come quelle pompeiane, senza costringere noi restauratori a effettuare delle ricostruzioni a scopo didattico. Questo significa che al fruitore verrà raccontata l'articolazione spaziale dell'antica domus mediante le tecniche olografiche e noi potremmo attenerci nel progetto di restauro ha delle logiche di minimo intervento, limitandoci a preservare l'autenticità del manufatto antico, liberi dalla volontà e molto spesso dal dovere di dover raccontare una ricostruzione al fruitore. Una delle sfide più affascinanti per noi ingegneri strutturisti è rendere accessibile il sito. Dovremo quindi agire in un contesto archeologico e le tecniche olografiche ci consentono di vedere in anteprima cosa succederà. La scelta di ciò che il nostro prototipo avrebbe dovuto pronunciare è da ricondurre al campo d'applicazione museale. Nello specifico, gli argomenti scelti hanno come focus le innovazioni dei Romani a Pompei, luogo in cui il nostro prototipo prenderà vita. Terminata questa fantastica esperienza, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto. Spero che io rappresenti solo un piccolo passo verso un grande futuro, ricco di innovazioni.